Ciao Luciano, vittoria all'ultimo minuto, forse il Napoli recrimina qualcosa, a questo punto, a 3 giornate dalla fine, speri ancora nel secondo posto, speri che sia possibile il secondo posto? Vittoria all'ultimo minuto soffrendo perché in primo tempo abbiamo giocato una grande partita, secondo me. Nel secondo tempo non riuscivamo più a essere corti. Loro con questo palleggio, questa qualità, questa condizione che hanno, ci liberavano sempre quel corridoio in tre quarti e riuscivano sempre a trovarci l'uomo libero. E noi abbiamo sofferto. Siamo ripartiti qualche volta, bene anche non sfruttando anche delle situazioni importanti, però il gioco l'hanno comandato loro. È chiaro che se si va a vedere poi la partita, un risultato di parità sarebbe stato giusto, ecco. Poi però noi ci siamo costruiti quella palla, abbiamo fatto un gol che ha legittimato, insomma, questa vittoria, perché è un gol bellissimo. La squadra si è portata la palla da sinistra a destra, si è giocata la palla sui piedi, ha preparato questa sponda per Raja che ha fatto un gran gol. Per cui diciamo che guadagnata questa vittoria, rubando metro dopo centimetro dopo centimetro, metro dopo metro, essendo applicati, ma penso che non si possa dire niente, ecco. Avete sfruttato proprio il massimo, probabilmente, però la squadra ci ha provato sempre, è stata una partita sempre soffrendo, nel secondo tempo soprattutto. Ah, sì, scusa. Voi dovreste vincerle tutte e loro dovrebbero almeno pareggiarne una. Ora è la cosa più facile da fare, provare, eh. Ora è la cosa più facile, per cui se abbiamo fatto questa corsa o questa rincorsa così difficile, perché quello che ha fatto questa squadra qui, a voi probabilmente non è piaciuto sottolinearlo molto, si è deviato su altre strade dove vi fa più comodo entrare perché voi ci state più larghi, sono stradoni quelli lì, e voi li imboccate e via, via, via. Però da un'altra parte c'era il vicolino dove la squadra, metro dopo metro, tun tun tun, sempre davanti. E per cui ora che siamo in questa posizione qui, ci proviamo. Però poi bisogna essere anche realisti perché loro hanno 3 partite più facili delle nostre e hanno una grande squadra che è in grandissima condizione, come abbiamo visto oggi. Però siamo qui apposta. Ora siamo con il vento in poppa, proviamo a dare l'ultima forzatura a questo campionato, però poi loro sono stati bravi, meritano questo posto e secondo me lo portano in fondo questo secondo posto, ecco. Scipioni. Buonasera mister, è che voglio entrare proprio in quel vicolino, no? Perché a me oggi mi è sembrata la vittoria della sofferenza, ma di tutte queste partite che la Roma ha vinto. Quel gol nel finale, anche la sua esultanza, no? È l'espressione di un percorso che secondo me se arrivasse a quel secondo posto, che è difficile, sarebbe un risultato secondo me straordinario. Non dico uno scudetto, ma sicuramente straordinario. Secondo me è già straordinario, però poi dipende un po'. Io a questi giocatori qui gli do i meriti di aver fatto poi un girone di ritorno speciale, ecco. Speciale per come si sono allenati, per quello che hanno dato, per l'attenzione messa, per il carattere, perché poi queste partite qui evidenziano anche che la squadra ha messo sempre sopra qualcosa anche a livello caratteriale, perché poi se le vinci tutte in fondo è segno che i giocatori sono pronti a portare a casa anche le briciole. Per cui sono tutte cose belle, tutte cose positive. E ora diamo, come ho detto prima, diamo questo strappo qui. Però
anche se non si riesce a raggiungere il Napoli, perché basterebbe arrivargli al pari, è stata fatta una cosa straordinaria lo stesso. La Roma è dentro il calcio che conta, e questo è importante e bello. Eccomi, mister. Salve, il Napoli nel secondo tempo a un certo punto prende campo, aumenta un po' il possesso palla, no? E io le volevo chiedere, questo è stato causato dal merito dell'avversario, dal fatto che la Roma a un certo punto ha avuto un calo fisico dovuto anche al fatto che nel primo tempo ha prestato molto alto, era stata molto attenta a certe dinamiche, oppure una sua direttiva, mister, della serie siamo un po' più attendisti, giochiamocela centellinando le energie, insomma evitando di sprecarle e per avere un baricentro adeguato, equilibrato, come piace a lei. Grazie. No, a me sarebbe piaciuto che avessero fatto anche il secondo tempo come il primo tempo, ci hanno costretto loro. Nel primo tempo eravamo più compatti, gli si saltava addosso sui centrali e si riusciva ad accorciare sul centrocampista che loro liberavano in tre quarti, siamo stati cortissimi. Nel secondo tempo un pochettino meno, loro dentro la fatica hanno continuato con la qualità, con la grandissima qualità che hanno, con le scelte nello sviluppo della partita giuste, perché loro scelgano bene, loro sono allenati bene, scelgano bene, sono una squadra forte. E noi abbiamo dovuto abbassare un po', perché se vai a prenderli e non arrivi con i tempi giusti e gliene dai di più di corridoio libero, loro poi sono ancora più pericolosi. Noi abbiamo fatto bene la fase difensiva, abbiamo concesso pochissimo per quello che è stato lo sviluppo del secondo tempo, abbiamo costruito due palloni importantissimi lo stesso dove non ci abbiamo preso vantaggio, però poi questo è stato fatto nell'ultima palla, nell'ultima giocata, e quella è meritata e giustamente premiata. Certo. Buonasera, volevo sapere, una vittoria del genere, peraltro legittima perché alla fine chi segna queste partite merita di vincerle, accresce la personalità e la convinzione di una squadra? Sì, arrivano più vogliosi all'allenamento, arrivano più convinti dentro l'allenamento successivo, dentro la settimana successiva provano a fare qualcosa di più, gli viene caricata una dose di energia mentale e di qualità di scelta che al contrario poi si abbassa, anche per l'esasperazione, per le tensioni che ci sono nel nostro campionato. Si vede la squadra che comincia a inanellare una serie di risultati, riesce a farli per un periodo, poi una sconfitta, un pareggio, Bruno, e abbassi tutto perché incominciano a incupirsi, perché sentono i morsi che arrivano da tutte le parti. E allora il nostro campionato è fatto un po' così, che si va a folate. Noi, eccetto un abbassamento in qualche partita ora, siamo rimasti abbastanza costanti per quello che si è fatto vedere, però poi abbiamo sofferto qualche volta come nella partita di oggi, ecco, però bisogna sottolineare, bisogna dare meriti a questa squadra di aver fatto un girone di ritorno fondamentale, insomma, bellissimo, non c'è altra strada. Vinci Repubblica. Salve. La domenica scorsa oggi è stata una lunga settimana un po' strana, no? Lei prima faceva riferimento al vicoletto, e mi chiedevo se per caso in questa settimana si è mai sentito un po' spalle al muro in quel vicoletto, anche per la gestione delle persone. In questa settimana, secondo me, qualche cosa ti è arrivato che poi ti fa riflettere, perché poi in fondo è sempre calcio, è sempre scelte. Io lo torno a ripetere, io scelgo per la Roma e tento, per me non è una questione di chi può comandare chiunque, per me basta portare a casa risultati, per me è sempre una questione di risultato.
Non è una questione di chi comanda, di chi vince, di chi non vince, di divisioni. Se si porta a casa, come vi pare. Poi è chiaro che se qualcuno decide di guidare la macchina ad alta velocità, come è successo, di fare il video e di dirti stronzo postando il video, è chiaro che guida la macchina ad alta velocità e poi si prende tutte le sbandate, perché poi ora ci sono le sbandate e ce le prendiamo. Pro, ce ne più domande? Riprende e ti dice roba e la mette su internet per fare il fenomeno, però quando poi incomincia ad andare forte e poi la macchina va forte e ora c'è le sbandate e bisogna pigliarsi anche le sbandate. Grazie.